Buongiorno e benvenuti in questo video dove andremo a scoprire in anteprima la nuova S-Works Tarmac. Secondo una valanga di voci e un paio di foto che sono state girate con cellulari, Specialized potrebbe essere in procinto di rilasciare l'ultimo modello di S-Works Tarmac. Dal momento che il modello attuale si chiama SL6, potremmo supporre che sarà chiamata SL7. È probabile che Specialized originariamente prevedesse che questa bici fosse svelata al Tour de France, cioè il prossimo mese, ma con il rinvio a fine agosto a causa della pandemia potremmo dover aspettare per il lancio ufficiale. Andiamo a vedere cosa è riuscito a sbirciare sul nuovo modello che a breve vedremo guidare da dei campioni come Alaphilippe, Sagan e molti altri, siccome Specialized è un marchio utilizzato da due dei team tra i più forti nel World Tour come De Koninck Quickstep e Borans Grohe. Cosa è andato a cambiare in questo nuovo modello? I cavi nascosti, il cambiamento più notevole è il passaggio dei cavi nella parte anteriore della bici, proprio come nella Wheeler Zero SLR, che se ti sei perso il video ti consiglio di andare a vedere. Mentre i cavi nella SL6 passano semi esternamente con un manubrio standard, il nuovo modello sembra prendere in prestito la configurazione più integrata, molto simile alla Venge. Questo vede i cavi internamente attraverso un manubrio aerodinamico, entrando nel telaio nella parte superiore del tubo sterzo. Sebbene i meccanici di casa potranno alzare gli occhi alla potenziale complicazione aggiunta, i cavi esposti possono essere responsabili di una sorprendente quantità di resistenza aerodinamica. In una condizione di galleria del vento, una sfera può avere un coefficiente di resistenza superiore a 10 volte rispetto a quello a una forma alare della stessa area frontale. I test specialistici suggeriscono che la rimozione dei cavi nel modello Roubaix hanno portato a risparmiare fino a 12 secondi nel corso di un cronometro di 40 km. Cos'altro è cambiato poi? Oltre a ciò, il reggisella ha un rigonfiamento nella parte superiore che suggerisce l'integrazione di una scatola di giunzione D2, proprio come il reggisella della Venge. Sembra che ci sia più spazio attorno anche alla forcella. La SL6 è già ufficialmente valutata per pneumatici da 30 mm, ma nel 2021 abbiamo visto che Jant con la TCR ha portato fino a 32 mm su un modello con freni a disco, e quindi pensiamo proprio che Tarmac potrebbe essere impostata per raggiungere i 32 mm e addirittura superarli. E come ogni nuovo lancio di bici, non abbiamo dubbi che sarà anche più rigido, più leggero, più aerodinamico e più veloce della precedente generazione di Tarmac. Ci sarà una versione col freno tradizionale? Roubaix, Venge e Shiv sono tutti con freno a disco, e pensiamo che proprio Tarmac anche lei prenderà questo trend, quindi non si vedranno più bici con freni tradizionali di Specialized. Quindi pensiamo che SL6 segnerà la fine dei freni tradizionali su Specialized. E quando si potrà acquistare? Finora Specialized rimane a bocca chiusa sulla data di rilascio di questo nuovo modello. Non ci resta che vederla in azione quando sarà disponibile. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per vedere i prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima!